La sicurezza degli Stati Uniti d'America dipende storicamente e geopoliticamente dal controllo del Golfo del Messico, dei Caraibi e poi giù dell'America Latina, in particolare dell'America del Sud. Non è quindi assolutamente da meravigliarsi se si deve constatare come la politica estera americana abbia dedicato un'attenzione abbastanza costante e abbastanza continuativa nel tempo a quelli che sono i regimi e i territori a sud del Rio Grande, in particolare il Messico, che ancora oggi presenta al suo interno delle correnti revisioniste che vorrebbero recuperare al territorio messicano quelle parti della terra messicana originaria che nel 1848 e anni successivi furono annesse agli Stati Uniti d'America e più in generale l'unica più o meno potenza presente a sud degli Stati Uniti. Il paradigma americano nel secolo scorso fu fissato in particolare negli anni 30 con il sostegno a dittature militari o comunque espressione del potere prevalente dei latifondisti appunto a sud del Rio Grande, cioè nell'America centrale e nell'America meridionale. Come per esempio, fra i molti altri, si può pensare all'appoggio che gli Stati Uniti dettero a Cuba alla dittatura di Batista, che fu rovesciato solamente nel 1959 dalla rivoluzione castrista, oppure in Nicaragua a Somoza, i regimi militar-dittatoriali in Argentina, il Brasile di Vargas, che in parte riprendeva lo schema corporativo autoritario del fascismo italiano, insomma tutti i regimi che garantivano agli Stati Uniti di mantenere quei paesi più o meno nell'area di controllo americano e soprattutto di impedire che potenze europee o comunque straniere vi si installassero. Per la prima metà del Novecento la prima preoccupazione americana sotto questo profilo era la Germania. Germania che già ai tempi della Prima Guerra Mondiale e poi in parte anche nella Seconda immaginava di penetrare in Messico o anche in altre parti dell'America Latina, appoggiandosi magari all'emigrazione tedesca che già da fine Ottocento vi si era installata, per mettere piede nel continente americano e mettere pressione sugli Stati Uniti. Poi, nel periodo della Guerra Fredda, quindi in particolare dopo la Seconda Guerra Mondiale fino alla fine della Russia, quindi dal 1945 al 1991, il nemico era l'Unione Sovietica, ma il sistema appunto era lo stesso, cercare di sostenere, magari anche con dei colpi di Stato, i regimi autoritari locali, purché impedissero l'affermazione di poteri più o meno affini a quello sovietico nel continente americano.